ragazzi, io sono Ghisius e oggi si riprende con un po' con Mr. Dungeon Esploratore del Cielo. Ho dovuto fare un casino con i file di salvataggio perché si erano corrotti, il motore non andava bene, di qua, di là. Se ho una cuffia così è perché in parte a me c'è anche Metium che non si vuole far vedere. Perfetto, salve a lei. Salve. Perché volevo imparare a usare Camtasia. Quindi uniamo l'utile al dilettevole, faccio un episodio di Mr. Dungeon e poi lui monta. Intrometto un secondo. Più che per imparare volevo... Sì, imparare appunto per dare una mano a lui a registrare, a montare video, appunto perché è pieno di compiti e tutto. Quindi, vedete che amico, vedete che... Vedete, serve qualcosa. Va bene, continuiamo. Capitolo 2, le nuove reclute. Mi scuso ancora, ma ero pieno di compiti la settimana scorsa, quindi non ho potuto fare niente. Questa è l'agenda di Wiggletuff. Per formare una squadra di esplorazione bisogna registrarsi qui. Poi bisogna allenarsi fino a diventare un'ottima squadra di esplorazione. Questo posto mi fa ancora un po' paura. No, questa volta c'è il Ghisius con me. Devo essere coraggioso. Poco me ne arrivo, poco me ne arrivo. A chi corrisponde la forma della zampa? A chi corrisponde la forma della zampa? È la zampa di Riolu! È la zampa di Riolu! Ah! No, no, devo farvi coraggio. Puoi entrare. C'è qualcuno con te? Mi dirà al Pokémon straniero di mettersi lì. Penso che si riferiscono a te, al Ghisius. Hanno detto che devi metterti qui. C'è una grata. Grazie alla grata non si può cadere giù. Ma è comunque una cosa molto strana. Potrebbe farmi il solletico ai piedi o... Ehi tu, Pokémon straniero! Vai sulla grata! Tipo al patibolo. Poco ne arrivo, poco ne arrivo! A chi corrisponde la forma della zampa? A chi corrisponde la forma della zampa? È la zampa di... È la zampa di... Che succede? Sentinella! Sentinella? Che c'è Sentinella Diglett? Ecco. È la zampa di... Forse è di Chimchar! Forse è di Chimchar! Cosa? Forse? È una zampa che si vede di rado da queste parti. Molto deludente. Controllare la forma delle zampe dei Pokémon che vengono qui è il tuo lavoro, non è vero, Diglett? Sì, ma se non lo so, non lo so. Stanno litigando? Spiacente per l'attesa. È vero che non si vedono molto esemplari di Chimchar da queste parti, ma non sembra un Pokémon cattivo. Ok, basta così. Entrate. L'esagerazione, cancello medievale. Sono così nervoso, ho i brividi. Ma sono felice di poter finalmente entrare, anche se il cuore mi batte forte. Ok, andiamo. Qui c'è una scala che porta di sotto. Wow! Oddio, la gatta assurda. Quindi questa è la leggenda di Wigglytuff. Ci sono un sacco di Pokémon qui. Fanno tutti parte della squadra di esplorazione? Chiedo scusa. Voi siete i due Pokémon che sono appena entrati, giusto? Sì! Io sono Chatot. Sono il Pokémon che tiene d'occhio le cose qui. Sono il braccio destro del capitano Wigglytuff. Adesso andatevene. Non abbiamo tempo per venditori e rappresentanti. Andate via, per favore. No, non siamo qui per quello. Vogliamo formare una squadra di esplorazione. E così siamo venuti qui. Vogliamo allenarci per diventare una vera e propria squadra di esplorazione. Cosa? Una squadra di esplorazione? È raro vedere un Pokémon così giovane che vuole diventare un apprendista della gilda. Soprattutto se si considera quanto è duro il nostro addestramento. Il gran numero di Pokémon che rinunciano dovrebbe essere una prova sufficiente. Scusami, l'addestramento è davvero così difficile? Cosa? Beh, no, non è affatto vero! Il nostro programma di addestramento è alla portata di tutti! Bene! Avreste dovuto dirmi subito che volevate formare una squadra di esplorazione! Hai visto come è cambiato il suo atteggiamento? Ok, dovete iscrivervi subito, seguitemi! Oh, c'è qualcosa che non va? Forza! Da questa parte! Veloci! Va bene, certo, basta un po' di lunga che non mi sento. Questo è il piano inferiore della Gilda 2. E perché gli apprendisti lavorano di sotto? Di solito, per registrare la squadra si va da questa parte. Seguitemi.
Wow, siamo due piedi sottoterra, ma si può vedere fuori. Bah, è ovvio, che cosa credi? La gente è su un promontorio. E a me che si riesca a guardare fuori. Oh, qui ci sono gli appartamenti del capitano Wigglytuff. Per nessun motivo, ripeto, per nessun motivo, dovete essere scortesi nei confronti del nostro capitano. Capitano, sono Chato, sto entrando. Capitano, le presento due Pokémon che desiderano unirsi alla nostra squadra, alla nostra gilda come apprendisti. Capitano? Capitano? Ulala! Mi chiamo Wigglytuff! Sono il capitano della gilda. Volete formare una squadra di esplorazione? Beh, allora cosa stiamo aspettando? Come prima cosa bisogna registrare il nome della vostra squadra. Qual è il nome? Il nome della squadra? Non ci abbiamo mai pensato. Ehi, tu hai qualche idea, Gisius? Come ci chiamiamo? Facciamo una cosa easy. Sì. Star Force? Sì. Star Force? Team Star Force? Sì, è un bel nome. Malo. Mi piace. Allora è tutto stabilito. Vi registrerò come Team Star Force. Registrazione, registrazione. Fatto. Badaboom! Questo è Guidita, giuro, fa morire. Congratulazioni, ora siete ufficialmente una squadra di esplorazione. Il ricordo di questo evento vi dono questo. Wigglytuff forge un kit per esploratori. Un kit per esploratori Pokémon? Già, ogni squadra di esplorazione deve averne uno. Forza, apritelo. Chico apre il kit, il kit per esploratori Pokémon. Contiene una targhetta dell'esploratore, una mappa delle meraviglie e persino una sacca di tesori. Wow, ci sono un sacco di cose utili qui dentro. Questa è la vostra targhetta dell'esploratore e il documento di riconoscimento ufficiale della vostra squadra. E poi c'è la mappa delle meraviglie, un oggetto utilissimo. Infine, la sacca dei tesori. Vi permette di trasportare gli strumenti che trovate in dungeon. In seguito ai vostri successi nella squadra di esplorazione, lo spazio nella sacca aumenterà sempre di più. È una sacca meravigliosa. Date un'occhiata all'interno della sacca dei tesori. Ci guarda nella sacca dei tesori. A sua terra c'è uno strumento volo difesa, ma non solo, dentro c'è anche un fuoco azzurro. Si tratta di due strumenti speciali. Sono certo che vi aiuteranno nelle vostre avventure. Per niente, però va bene, Wigglytuff. Grazie, faremo del nostro meglio. Sì, ma per il momento siete solo apprendisti, quindi fate del vostro meglio in allenare. Certo, mettiamocela tutta al Gisius. E voilà! Questa è la vostra stanza. Wow, dei letti! Ci sono solo quelli nel rio. È una poverata sta stanza. Fino a quando lavorerete per noi, questa sarà la vostra stanza. Da domani non avrete molto tempo libero. Quindi alzatevi presto e iniziate a vivere secondo le nostre regole. Non andate a letto tardi, stanotte dovete riposarvi il più possibile. È tutto. Oh, non dormi ancora, Gisius? Oggi ci sono stati tanti momenti emozionanti per me. Ma sono contento di aver finalmente trovato il coraggio di venire qui. Pensavo che Wigglytuff fosse molto più spaventoso, ma in realtà sembra molto gentile. Anche se domani dovremo affrontare delle nuove sfide, non ho affatto paura. A dire il vero, non vedo l'ora di scoprire quali nuove avventure ci attendono. Oh, che sonno. Facciamo del nostro meglio domani. Va bene, buonanotte, Gisius. Così, di bozzo. Io giuro non riesco a parlare così. Adesso che sono all'improvviso diventato un apprendista della gilda, devo ammettere che è molto emozionante fare parte di una squadra di esplorazione. Ed è bello essere amico di Chico. Ma devo ancora trovare una risposta alle mie domande. Chi sono? Come ho fatto a trasformarmi in un Pokémon? Come ho fatto a finire svenuto su quella spiaggia? Anch'io ho sonno. Beh, pensarci non serve a niente ora. Farei meglio concentrarmi sui miei compiti qui alla gilda, per il momento. In questo modo forse prima o poi le cose si chiariranno. Andrò in fondo alla questione quando sarà il momento. La mattina dopo... Ehi! Ehi, voi! È ora di alzarsi! Ah, mi ribomba la testa! Mai sentito una voce così, mi ha quasi spaccato i timpani! Ah, cosa ci fate ancora a letto? Sveglia! Ah, le mie povere orecchie! Forza, in piedi! Mi chiamo Lautred e sono anch'io un apprendista. Se arrivate in ritardo per la riunione mattutina, saranno guai. Quindi datevi una mossa.
Il capitano Wigglytuff ha un caratteraccio. Se perde le staffe, quella sì che sarebbe una scena spaventosa. Mi fila la pelle d'oca solo a pensarci. Beh, in ogni caso, non ho alcuna intenzione di finire nei guai perché voi due avete dormito troppo. Quindi datevi una mossa. Ah, le orecchie mi fanno ancora male. Cosa ha detto? Dobbiamo prepararci? Oh già! È vero, siamo previsti l'agenda di Wigglytuff. Questo vuol dire... Oh no! Abbiamo dormito troppo, sbrighiamoci al Ghisius. Siete in ritardo, reclute! Shh! Non c'è bisogno di urlare! Ah! Sembra che ci siete tutti. Benissimo, è il momento del discorso mattutino. Capitano, la gilda presenta il completo. Oh, c'è alciata, da. Prego, capitano, può rivolgersi ai membri. Psst, il capitano Wigglytuff non finisce mai di stupirmi. Già, è proprio vero. Sì, sembra sveglio. Wow, ha gli occhi aperti, ma sta dormendo. Grazie, capitano, apprezziamo tutte le sue... sagge parole. Ok, Pokémon, facciamo nostre le sagge parole del capitano. E non dimentichiamo il nostro motto mattutino, tutti insieme. E uno, due e tre. Uno, lavorare non fa male. Due, a chi scappa niente pop. Tre, ogni sorriso va condiviso. Ok, Pokémon, al lavoro. Urrà! Discorso molto incoraggiante quello del capitano Wigglytuff. Ce la farò a fregare il chat prima o poi, giuro. No, ok, non ce la faccio. Ehi, non dovresti stare qui con le mani in mano. Voi due, venite con me. Voi siete due principianti. Per iniziare, vi assegnerò un compito. Questa è la bacchetta delle missioni. I Pokémon di varie regioni apprendono qui le loro richieste. Sapete che ultimamente ci sono sempre più Pokémon cattivi in giro, vero? Sì. Dipende dal fatto che il flusso del tempo è disturbato, sta causando un bel po' di danni, giusto? È per questo che ci sono così tanti Pokémon cattivi in giro. Il flusso del tempo è disturbato. Il tempo, nel senso di ore e minuti? Stanno dicendo che qui qualcosa non va con il tempo? È per questo che un sacco di Pokémon cattivi stanno facendo la loro comparsa? Cosa sta succedendo qui? Esattamente. Questo disturbo del tempo ha causato l'epidemia di Pokémon cattivi. Potrebbe essere la ragione per cui abbiamo notato un aumento del numero di missioni. Inoltre, e non sappiamo se questo abbia a che fare con il tempo, sono aumentati anche i dungeon misteriosi. Dungeon misteriosi? Allora, Alchisius, ti ricordi quando abbiamo recuperato il mio frammento antico ieri? Il luogo dove l'abbiamo trovato era un dungeon misterioso. Un dungeon misterioso cambia ogni volta che ci entri, ha una forma diversa e contiene strumenti differenti ogni volta. Se finisci KO dentro un dungeon, perdi metà dei tuoi soldi, puoi anche perdere metà dei tuoi strumenti, o addirittura di più. E ti ritrovi fuori dal dungeon, sono dei luoghi molto bizzarri. Ma ogni volta che ci entri ci sono sempre nuove cose da scoprire. Ci sono dei posti davvero fantastici da esplorare. Vedo che sei parecchie cose. Mi rende più facile spiegare il resto. Tutte le missioni si svolgono all'interno di dungeon misteriosi. Allora, scegliamo una missione per voi. Ah sì, andrà bene questa? Oh sì, leggiamo. Ciao, mi chiamo Spoink. Un ricercato è scappato con la cosa più preziosa che ho, la mia perla. Quella perla è tutta la mia vita. Non riesco più a stare tranquillo se non ho quella perla sulla testa. Ma ho sentito dire che qualcuno l'ha vista. Dovrei trovarsi in un luogo paludoso, ma pare sia molto pericoloso. Non potrei andare in un posto così spaventoso. Oh, cari lettori, sareste così gentili da andare laggiù per recuperare la mia perla? Aiutatemi, membro della squadra di esplorazione. Spoink. Aspetta un attimo. Dobbiamo recuperare una cosa che qualcuno ha perso? Non c'è un compito più avventuroso? Vorrei andare in cerca di tesori o luoghi sconosciuti, cose del genere. È importante che i principianti come voi vadano per gradi. Adesso fate attenzione. Ripeterò ancora gli avvertimenti per essere sicuro che non ve li dimentichiate. Se uno di voi due va KO in un dungeon, vi ritrovate qui. Perderete metà dei vostri strumenti, soldi, e potreste perdere metà dei vostri strumenti o anche di più. Fate attenzione. Se avete capito tutto, vi consiglio di mettervi al lavoro. Questa deve essere l'entrata. Nella descrizione della missione Spam diceva che la perla si trova al piano meno 7. Dicono che questo posto sia un posto molto pericoloso. Sarà meglio essere prudenti. Facciamo del nostro meglio, Alchisius. Oh no, smetti di fare fangata. Adesso ho smesso, grazie. Mezz'ora prima. Fangata? Allora, forzatore.
Fangata. Shellos continua a usare fangata, solo quello sa fare. Piano 1-7, dovremmo esserci. Oh, guarda! Cosa è successo? Quello deve essere la pera di Spawn. Riportiamoli là subito. Grazie! La perla deve stare sulla mia testa, capite? Mi è mancata così tanto. Non riuscivo a stare tranquillo senza. Quindi saltavo da una parte all'altra. È per questo che sono coperto di bernoccoli. Ma cosa? Ma grazie a voi l'incubo è finito. Vi sono molto grato. La squadra del ghiaccio riceve ricompensa una proteina. Ricevi anche del calcio. Ricevi anche del ferro. Ricevi anche 2000 P. Incredibile. Wow, 2000 P? Tutti per noi! Certo, certo, non è niente rispetto al valore della mia perla. Arrivederci! Siamo ricchi, Gesù, siamo ricchi! Ben fatto, squadra! Adesso se non vi dispiace consegnate i soldi. Eh? La maggior parte dei proventi delle missioni va al capitano. E la quota che tocca alla vostra squadra ammonta... Eh? Ci spettano solo 200 P? Ma che ingiustizia! Beh, è la regola della gilda. Dovete accettarla. Cioè da 2000 siamo passati a 200. Questo è sfruttamento minorile. Ehi gente, grazie di aver aspettato. Tutto pronto in cucina. Forza, la cena è pronta. Qua non serve neanche la traduzione. Neanche a questo penso che serve una traduzione. Notare Wigglytuff che si stava facendo ruotare una mente. Ah, che mangiata, era tutto buonissimo. Non ci sta più niente, che sonno adesso. Sì, vado a letto. Buonanotte, amici. Buonanotte. La luna. Ehi, Algisius. Oggi è stata una giornata intensa, vero? Sono successe così tante cose. Ma sono felice di aver portato a termine la nostra prima missione. Il modo in cui la gilda di Wigglytuff si è presa gran parte dei soldi non mi è piaciuto affatto. Ma è il prezzo dell'addestramento. Non possiamo farci niente. La cosa più importante per me è stata la gratitudine di Spoink. Oh, mi sono sbagliato anche adesso. Che sono. Meglio dormire. Cerchiamo di fare un buon lavoro anche domani. Buonanotte a Gisius. Perfetto! Ci fermiamo qua noi altri poveri mortali. Quindi ragazzi, capitolo 3, lo squarcio, lo vediamo nella prossima puntata. Quindi se il video ci piace, un commento, mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Saluta Matthew. Bella a tutti ragazzi. E ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi.